Nel bel mezzo di una foresta fitta fitta, in una caverna umida e buia, viveva un mostro peloso. Era assolutamente ripugnante. La sua testa era enorme e da essa uscivano direttamente due piedini piccolissimi. Si legge nel libro Il mostro peloso di Henriette Bichonnier. Il mostro peloso rimane godibile anche per il ritmo narrativo. Dalle sequenze descrittive allo scambio saettante di battute in rime tra il mostro e la bambina che lui vorrebbe divorare, ci fa sorridere questo libro. Alla fine abbiamo l'esplosione del mostro, scoppia a causa della sua rabbia. Ma anche la sintassi è interessante, ai fini di una riflessione sul legame tra nome, articolo, aggettivo. Evidentemente, quando lo leggo mio figlio che ha 4 anni e mezzo, a lui interessa la sfida finale con la bimba, si chiama Lucilla, che prende in giro e si prende gioco del mostro peloso, rispondendo in rima alle sue minacce. E così, con questo gioco, le paure sono superate. Un altro testo che ci parla di paure è Il cane nero, di Levi Pinfold. Ci parla di una percezione che i signori Hope hanno nel vedere un cane appostato all'esterno della loro casa svegliandosi una mattina. È enorme. «C'è un cane nero grande come una tigre fuori da casa mia! Ma lo sai che c'è un cane nero grande come un elefante qui fuori? Oh, ma lo sapete che c'è un cane grande come un Tyrannosaurus Rex qui fuori?» dicono i genitori e il fratello di Small, la piccola protagonista della storia. Lei vuole uscire di casa invece e giocare con quell'enorme cane. Lo conosce, si rincorrono, vanno al parco giochi e gradualmente l'animale diventa piccolo, tanto che sta dentro al coperchio di una padella. E le sue paure, le paure di Small, sono superate grazie all'incontro, al superamento delle barriere, grazie al gioco. A spaventarsi in questa storia sono gli adulti, barricati in casa con le pentole in testa, nascosti in cantina, convinti che il cane li possa divorare. E non escono nemmeno per salvare Small. Invece John è il protagonista del libro classico di Quentin Blake, pubblicato nel 79, Mostri. John ama disegnare mostri, finché un giorno ne disegna uno talmente grande su un rotolo di carta da pacco che i suoi genitori si preoccupano. E la bestia esce da lì, si materializza. Questo libro a un certo punto è un festival di aggettivi, di parole. Disegnava mostri, John, che sembravano budini spappolati. Mostri con centinaia di occhi e con strane orecchie. Disegnava mostri squamosi, mostri pelosi, mostri sassosi, mostri verdurosi e mostri talmente mostruosi che se si fossero visti allo specchio si sarebbero spaventati a morte. Ma ancora una volta, le paure sono vinte grazie all'immaginazione e al gioco. E poi abbiamo Nel paese dei mostri selvaggi, che è un viaggio di Max. Un libro scritto da Maurice Sendak, pubblicato nel 1963, è zeppo di riferimenti anche danteschi. E c'è una dinamica interessante che coinvolge ancora l'immagine dell'adulto minaccioso o spaventato, contrapposto al bambino ribelle che libera la fantasia per trasformare la propria camera in una foresta, in un mare, in un'isola nella quale approdare e dove controllare le paure, diventerà addirittura re di tutti i mostri, il più selvaggio di tutti. E infine, ricordate quel bambino sempre lercio e puzzolente, sì, Pierino Porcospino, aborrito dalla gente, unghie lunghe, testa incolta, insultava il mondo intero, incitava alla rivolta, come un bieco guerrigliero. Se passava per la via, ma è Pierino Porcospino, gli gridavano, pussa via, oh che schifo quel bambino. E questo è Heinrich Hoffmann, siamo nel 1845 quando questo autore compone questi racconti in rima. Questi libri sono stati scritti da grandi autori in grado di conservare dentro di sé la natura del bambino, in grado di liberare la fantasia e di aprire le porte a mondi possibili e anche impossibili. In questo modo si vincono le paure, con l'immaginazione, con la fantasia, con le rime, con il gioco.